Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai già saprete, DJI con il nuovo Mini 2 ha introdotto tre nuove modalità di foto che erano già disponibili negli altri droni DJI, ma sul Mini non erano disponibili. Adesso con questa nuova versione Mini 2 DJI le ha introdotte. Quali sono queste tre modalità di foto? Sono panorama, che è questa, grandangolo, che è questa, e sferica. Ragazzi, quella che ci interessa a noi appunto è la foto sferica, perché in questo video ci tengo a farvi vedere come utilizzare appunto la foto sferica, questa foto che è davvero affascinante da utilizzare per essere condivisa sui social con gli amici. Cioè, visto che un drone è poi pensato per uso social, parliamoci chiaro, DJI ha creato questo drone appunto perché lo possono acquistare un po' tutti e un po' tutti possono condividere in maniera veloce appunto quello che è in grado di creare questo piccolo gioiellino di casa DJI. Perché, visto che quando scatteremo le foto le troveremo direttamente nel nostro smartphone, una cosa davvero interessante è avere la possibilità di gestire la foto sferica, perché di per sé dice poco, ma utilizzando un paio di applicazioni che adesso vi vado a spiegare, ragazzi, si ottengono risultati secondo me strabilianti da condividere con gli amici. Quindi in una maniera semplicissima, ragazzi, utilizzate questa foto sferica, che ha il suo fascino soprattutto nella creazione attività che si può dare appunto alle foto. Adesso l'esempio che andremo a fare oggi è fatto su un panorama semplice, perché è il panorama che si vede alzandomi dal mio giardino, quindi niente di che, però vi farà comunque capire molto bene che risultati si possono avere con queste foto sferiche. Ovviamente, se poi si va a fare foto sferiche in situazioni, in ambienti o a dei monumenti, piuttosto che, ne so, un castello, cose del genere, i risultati ovviamente migliorano e si ha un risultato ancora molto più particolare. Ma andiamo con ordine e iniziamo a vedere che applicazioni dobbiamo utilizzare per fare questa semplicissima operazione. Il mio consiglio è di due applicazioni. Una è TinyPlanet e l'altra è Theta Plus, ok? Entrambe sono disponibili per iOS e Android, anche se TinyPlanet per Android è diversa rispetto a quella per iOS, però il concetto rimane uguale, mentre Theta Plus è identica sia per iOS che per Android. Sono molto simili entrambe fanno cose molto simili, però sono un pochino diverse, quindi si ha delle creatività un pochino diverse. Ma adesso ragazzi, andiamo a vedere cosa sono in grado di fare queste applicazioni con due click e le nostre foto sferiche create da Mini 2 o anche da un Air 2, quindi queste foto sferiche create dai droni DJI. Allora, iniziamo con Theta Plus. Theta Plus, questa applicazione che, come vi ho detto, è disponibile sia per iOS che per Android. Ok, vedete che l'applicazione si apre e ci dà già la disponibilità delle ultime foto che abbiamo fatto. Ovviamente lei vi fa vedere le foto sferiche che avete nel vostro smartphone, ne andate a selezionare una, questa qua è l'ultima che ho fatto, andiamo a fare Edit Still Image, ecco, abbiamo già creato un primo effetto. Questa è la foto sferica, vedete, la potete ingrandire, spostare, perché questa è, vedete, una foto sferica, quindi la potete far ruotare, però l'effetto non è questo, l'effetto lo andiamo a creare adesso. Andiamo a fare Edit, ok, qua possiamo andare a decidere che tipo di foto sferica vogliamo, che effetto vogliamo creare a questa foto sferica. Quindi vedete che in basso abbiamo una serie di opzioni, basterà andare a cliccare su Animation, abbiamo già questo primo effetto, cioè giriamo all'interno della foto sferica, ok? Poi, però non è tutto qua, adesso andiamo a vedere anche le cose ancora più belle che possiamo fare con questa applicazione. Se clicchiamo qua, creiamo un altro effetto, cioè guardate questo che bello, siamo partiti vedendo una foto, diciamo, classica, per poi diventare una sfera. Altrimenti possiamo fare questa, un altro effetto ancora, secondo me sempre fantastico. Vedete che la foto si è prima diventata piatta, poi ritornata sfera, cioè effetti secondo me davvero belli. E l'effetto non è ancora finito, perché guardate, possiamo andare avanti, possiamo andare a selezionare anche questo, vedete che fa ancora un altro effetto che avvolge la foto che abbiamo fatto, cioè sono effetti secondo me bellissimi. E poi avete visto, in un click li avete fatti. Quindi supponiamo di avere creato questo effetto e di volere questo effetto, ci basterà solo andare a condividerlo. Quindi andiamo a cliccare il pulsantino viola fucsia che abbiamo qua in alto a destra, ok, e questo effetto è quello che noi abbiamo scelto. Quindi andiamo a fare share, quindi a condividere, basterà fare save to camera roll, save e
l'applicazione sta già esportando questo piccolo video, quindi lo troveremo nella libreria del nostro smartphone, quindi in foto troveremo appunto questo video creato in maniera secondo me semplice ma affascinante. Ma poi ce ne sono altri effetti, questo è solo per farvi capire, potete scorrerli e provarli tutti, potete anche scrivere all'interno della foto, cioè veramente super completo per creare cose spettacolari da condividere su Instagram, da mandare via WhatsApp, su Facebook, cioè cose davvero belle. Visto che questo piccolo drone è in grado di fare una foto sferica, secondo me vale la pena sfruttare e divertirsi a dare un po' di creatività appunto a questa tipologia di foto. E poi un'applicazione che è completamente gratuita, quindi non dovete pagare neanche l'app, quindi a questo punto facciamo ok. E se io adesso esco da qua, vado dentro in foto, ecco qua che c'è il video che ho appena creato. Quindi vedete che questo video adesso sarebbe pronto per essere condiviso ovunque, perché ce l'ho nella mia libreria fotografica. Ma torniamo un attimo nell'applicazione, che volevo farvi vedere anche le altre possibilità, nel senso che allora torniamo ad aprire la foto che è quella che abbiamo usato, facciamo sempre edit. Vedete che potete andare a inserire un testo, potete andare a inserire scritte già fatte, cioè è bellissima. E tutto questo mentre state elaborando un video con un effetto a 360 gradi, un po' come gli effetti che si creano con la Insta360, per intenderci. Ovviamente Insta360 fa cose molto più complesse, però se partiamo che questa è solo una piccola foto sferica creata da un drone, ragazzi, secondo me è tanta tanta roba. E la stessa cosa l'abbiamo, ragazzi, con l'altra applicazione, cioè Tiny Planet, che è un'applicazione, come vi ho detto, è anche questa gratuita per una parte. Se la volete nella versione con tutto completa costa 1,09 euro, quindi pochissimo. Io infatti ho acquistato anche, diciamo, il pacchetto extra, perché per 1,09 euro vale la pena. Quindi anche qua, una volta aperta l'applicazione, clicchiamo sul simbolo delle fotografie e vedete che avete tutte le foto disponibili. Quindi clicchiamo qua sotto, questa è la foto sferica, quindi vedete che la foto sferica di per sé è così, non dà l'idea di nessun effetto particolare. Ma se andiamo a cliccare su Tiny Planet, vedete che già cambia, abbiamo la foto sferica, e cliccando su questi effetti possiamo modificare quello che è la foto sferica che abbiamo. Cioè, guardate che figata pazzesca, possiamo fare quello che vogliamo, è davvero fantastica, anche zoomare e via dicendo. Tornando sempre invece indietro, quindi usciamo, abbiamo Rabbit Tool, quindi un altro effetto che è simile a quello che abbiamo utilizzato prima, e anche qua possiamo andare a modificarlo, a fare tutto quello che vogliamo, è davvero fantastica. Possiamo andare a fare anche Video Planet, che è quello, appunto, video simili a quelli che abbiamo creato prima, quindi abbiamo una scelta di video che vengono creati con effetti secondo me spettacolari, cioè guardate che bello. Cioè, se voi inviate una foto, un video di questo tipo, cioè la gente diventa matta, perché si domanda come cavolo avete fatto a farlo, cioè, capito, è davvero semplice. Poi un click, Video Planet, selezionate la foto, Video Planet, e vi fa l'effetto. Vi piace l'effetto, lo potete modificare. Comunque avete delle opzioni che potete scegliere nella barra blu. A questo punto, adesso supponiamo di selezionare questo, ma vedete che ne avete altri, io pacchetto extra, quindi ce li ho tutte, vi ho detto 1,09 euro, li avete tutti. Quindi supponiamo di selezionare questo, che è quello che secondo me in questo momento mi dà più gusto. Andiamo a cliccare col simbolo della condivisione qua in alto a destra, andremo a fare Save Video, e lui prepara il nostro file, lo va a salvare sempre in foto e avremo il file pronto. Esattamente, questo ci mette ancora meno a crearlo come livello di tempo, guardate, ci ha messo quanto, 5 secondi ha creato il video. Andiamo in foto ed eccolo qua, questo video di 15 secondi creato con veramente due clic. Potete scegliere anche il formato, sempre da quella barra blu dove avete le opzioni, se lo volete quadrato per Instagram, che sarebbe il formato ideale, se no lo volete in 16:9, cioè gli date il formato che volete. E ragazzi, è davvero fantastico, guardate che bello. E poi ci sono anche gli altri che vi ho fatto vedere sotto, potete andare a selezionare. Ovviamente poi, se avete creatività anche nello scattare la foto, quindi selezionare una location bella dove scattare una foto di questo tipo, ragazzi, sicuramente è fantastico. Poi vedete che comunque la foto a 360 gradi poi la potete anche ingrandire quando è sferica. E adesso supponiamo di crearne un altro, andiamo a selezionare magari questo, guardate anche questo effetto,
Anche questo, ragazzi, secondo me niente, niente male, cioè un effetto secondo me fantastico. E poi tutti questi effetti, sia di Tiny Planet che di Theta Plus, anche se Theta Plus secondo me ne ha di più rispetto a Tiny Planet, infatti io vi consiglio Theta Plus come app da usare di più, però me ne consigliate due giusto per farvi capire che comunque esistono delle app che ci fanno fare tante cose spendendo praticamente niente, a parte quello che abbiamo speso per il Mini 2, però a parte quello potremo sfruttare appunto questa novità delle foto sferiche. So che tanti hanno acquistato questo Mini 2 e sicuramente tanti non sanno delle potenzialità che hanno queste foto sferiche, soprattutto a livello social. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi condiviso qualcosa di interessante, qualcosa che non sapevate, quindi ragazzi mi raccomando, provate a fare degli esperimenti e se fate delle cose belle e interessanti condividetemele su Instagram, che poi io le ricondivido, perché secondo me è bello anche far vedere cosa si può fare appunto con queste foto sferiche, perché secondo me si tira fuori delle cose davvero interessanti con poco. Quindi ragazzi, se questo video vi è stato utile, vi è piaciuto e avete scoperto qualcosa che non sapevate, mi raccomando lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto novità, foto, video, creazione che faccio con le stampanti 3D, cioè vi porto veramente di tutto, quindi seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, e ragazzi però iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità come questa. Ciao!